Sepe, 35 anni, no 34, però ne do uno in più perché di Daniele Sepe è più giusto che ne parlino gli altri, io penso questo, fondamentalmente. Scuola media, la signora Sciarelli, la ricordo ancora, ci faceva attaccare un flauto dolce. Quale flauto dolce? Io lo odiavo perché io volevo pianoforte, però non c'erano i soldi per il pianoforte, quindi praticamente dovette andare un flauto dolce per forza, anche perché c'era una ragazza che si chiamava Valeria Perenze, ma ricordo ancora che a me interessava e suonava il flauto dolce. Non abbiamo combinato mai niente e che se non mi... non mi dava proprio nessuna urienza. Poi lei non si è imparata a suonare il flauto, io invece sono diventato diplomato di flauto, che è uno strumento che odio, il flauto io lo odio. Non mi ricordo più. Ah, il fatto di vestire colorato, non è vero, perché io oggi sto elegantissimo con un jeans blu e una camicia azzurra, quindi vesto colorato con parsimonia, diciamo, perché mi piacciono i colori, a me mi piace la primavera, mi piace l'estate, detesto l'autunno, odio l'inverno. Oh,
romantico, no? Non mi è servito a niente questo. Quanto spaccio si brutta! Questo qua è un banco di missaggio. Qua si rovina la musica. Là si fa la musica, di qua si rovina. La critica è sempre stata entusiasta dal primo momento e mi sono sempre preoccupato di questo fatto, perché la critica notoriamente sbaglia sempre tutto cosa. L'autopromozione. Allora, io dovrei in questo momento convincere chi sta dall'altra parte, per esempio, a investire il proprio denaro, il proprio tempo a sentirsi i dischi di Daniele Seppi. Cosa contengono i miei dischi? Pazienza, molta pazienza. Perché la gente deve comprare un disco di Daniele Seppi e no un disco di Michael Jackson? Non lo so. A Napoli si sta bene adesso, in questo momento, perché c'è una cosa che è difficile trovare nelle altre città, stranamente, perché Napoli è una città terribile,
storicamente, per chi fa forse qualunque mestiere, ma per chi fa l'artista è peggio ancora, insomma, no? Mo ci sta un lavorare insieme da parte mia con tanti altri e da parte, ne so, Sezzi, Bisca, Alma Megretta, no? Che bene o male abbiamo poi lo stesso tipo di persone che ci seguono, quindi dovremmo farci la battaglia teoricamente, no? Invece no, ed è un fatto troppo importante, un fatto buono, tanto è vero che mo la musica napoletana ha un riscontro, cioè se venne, no? Che poi questo è il riscontro reale. Perché? Perché l'umanità è triste, secondo me, disperata, una storia di merda, diciamolo. Perché, insomma, se uno piglia coscienza di una serie di fatti, si rende conto che ne so, 20 anni fa, non 2000 anni fa, in Argentina c'è stato un colpo di stato dei militari e mo dopo 20 anni veniamo a scoprire che studenti che erano innocenti addirittura, cioè avevano solo la colpa di stare su una rubrica telefonica di qualche militante comunista, veniva prima rapito, poi narcotizzato, portato su un aeroplano e buttato a mare vivo, insomma, no? Mica 2000 anni fa, cioè non stiamo parlando di Nerone e l'incendio di Roma. Perché la Somalia è stata un anno fa, perché, che ne so, la Jugoslavia è mo, no? Per cui, poiché a me non mi stanno bene queste cose, faccio quello che posso, almeno per quello che mi riguarda. Problema grave è questo qua, che quando tu sei comunque cosciente di queste cose, sei un comunista, un anarchico, uno che vuole cambiare in una certa maniera queste cose, sei costretto praticamente a ricordare dopo tutto a un sacco di gente delle cose che non vuole essere assolutamente ricordato. Stasera abbiamo qua per voi, visto che è Natale, Franco Giacoli alla chitarra. Grazie. Vedo che già conoscete la biografia di Franco Giacoli, che l'avete applaudito, altresì fischierete Tommy De Paolo alle tastiere. Chi si mette i buffi e faccheri invece è Auli Cocco. Grazie. Che canta e che si emoziona sempre quando c'è la televisione. Diverso se tu vuoi fare un musicista, diciamo, a livello artigianale, come facciamo noi più o meno, fai l'artigiano della musica. Allora, in quel caso, diciamo, ti devi premunire di un sacco di grande pazienza, diciamo, che è come quando quando quello che fa il mastrash, come si dice, il falegname, acchiappa il cliente, diciamo che va trovando la libreria più così, più colì, più così, e sta là a lavorare e si esaurisce presso il cliente, per esempio, no? E non lo accontenta mai. Questo è il musicista, diciamo, un mestiere proprio brutto, diciamo. Voi pensate da soddisfazione? Non è vero. Basta così.